Sono stato contento di come la squadra ha reagito, poi oltretutto col mio ingresso, quindi sono molto felice. L'ingresso per te in questo campionato, intanto sei soddisfatto della tua prestazione, il coach Bagnoli ti ha dato fiducia, ti ha rimesso subito in campo e si è vista la differenza. Sì, penso di poter dare ancora di più e soprattutto in battuta che hanno dei fondamentali un fondamentale a cui tengo molto. E quindi penso di avere anche dei buoni margini di miglioramento. Ecco, Santa Croce è stata attaccatissima fino al quinto set, quindi insomma si è vista comunque una Sana che ha risposto bene nonostante il primo e il secondo forse dove loro hanno veramente dato tutto. Sì, sotto alcuni frangenti magari sono stati anche un po' fortunati, ma alla lunga, diciamo, la fortuna è anche girata un po' dalla nostra parte. Siamo stati bravi a sfruttare tutte le occasioni che ci hanno concesso e appunto poi al tie-break siamo riusciti a portarla a casa. Michele, sotto 2-0 dove avete trovato la forza per reagire e per riuscire a ribaltare la situazione? Secondo me, semplicemente giocando come sappiamo giocare, ci siamo allenati in settimana, secondo me, molto bene. E i primi due set non rispecchiavano assolutamente quello che abbiamo fatto in palestra, quindi probabilmente un po' passata la tensione iniziale, sapendo anche di non avere più niente da perdere, perché se non si gioca al tutto per tutto al terzo set sotto 2-0 si perde, si va a casa, quindi ci siamo sciolti e è andata bene. Come hai vissuto questo lungo periodo alla fine senza poter giocare in gare ufficiali, vedendo i tuoi compagni da fuori, com'è stato? Com'è stata oggi l'emozione di poter finalmente tornare in campo? No, comunque ho avuto ottime sensazioni perché fino a domenica scorsa abbiamo sempre vinto, quindi ero comunque contento anche pur stando fuori in panchina. E logicamente quando ho visto che a Grotta Azzolina sono andati un po' in difficoltà avrei voluto essere lì per dare una mano. Oggi siamo andati di nuovo in difficoltà e questa volta ero pronto e quindi è andata bene. Non abbiamo ancora studiato Aversa, però ho visto che in questo campionato non si può calare l'attenzione contro nessuno. Abbiamo purtroppo perso set dove stavamo dominando anche sopra di 4-5 punti, quindi non ci sono squadre da sottovalutare, bisogna sempre giocare al massimo.